Questo è uno dei video che mi chiedete in assoluto di fare più spesso, quindi chi sono io per non accontentarvi? Poi siamo vicini al periodo natalizio, questo è il mio regalo per voi. No, a parte gli scherzi, su Instagram sono solita farvi i miei aggiornamenti di lettura, soprattutto tramite le storie, nelle quali vi mostro magari degli spezzettoni dei libri che leggo al momento. Ecco, capita spesso che i libri che vi mostro appartengano a collane di libri che io acquisto prevalentemente in edicola. Per questo molte volte voi non riuscite a trovarli su internet, su Amazon, insomma tramite le piattaforme online dove si possono acquistare i libri, e quindi venite da me a chiedermi: ma dove caspita li compri? Mi chiedete informazioni sui prezzi, sulle durate delle collane, da quanti volumi sono composte, eccetera eccetera. Ecco, questo vuole essere un video riassuntivo che ha l'obiettivo di darvi veramente tutte le informazioni possibili e immaginabili sulle collane che al momento sono presenti in edicola, cioè che potete ancora recuperare e acquistare o interamente o selezionando anche solo qualche volume. Ovviamente poi vi mostro quelle che secondo me sono più interessanti, che magari io credo che valga la pena recuperare. Ecco, non ve le mostro tutte perché insomma non basterebbero ore. Dunque, questa è la mia camera. Come potete vedere è un tantino sommersa dai libri, cioè ci sono veramente libri dappertutto, in ogni angolo. Lassù c'è tutta una collana, qui ci sono tanti libri diversi, insomma di ogni forma, colore, dimensione e spessore, cioè ci sono libri di tutti i tipi. Però il mio punto debole più grande in assoluto sono le collane di libri. Le collane di libri, dicevo, sono quelle che effettivamente in camera mia fanno volume, perché diciamo che nel momento in cui comincio a acquistare un volume, poi dopo, se mi piace, finisco per acquistarla tutta. E questo è il motivo per il quale poi mi si accumulano libri, anche libri non letti, perché insomma io procedo ad acquistare senza ritegno tutta la collana e mi ritrovo ad essere sommersa. Oggi, come vi anticipavo, non ve le mostrerò tutte, non vi mostro tutte le collane che possiedo, perché questo sarà un altro video, ma vi mostrerò quelle che sono presenti al momento in edicola e appunto che potete recuperare. La primissima che vi voglio mostrare è Scoprire la psicologia di Ems Editore. Il motivo per cui voglio mostrarvela subito è perché è un po' un sassolino nella scarpa. Io ve ne ho parlato tantissimo su Instagram, facendovi vedere i libri che stavo leggendo nei vari momenti, insomma, della mia vita, e quando ve ne parlavo tutti mi continuavate a chiedere dove io prendessi appunto questi libri, perché magari digitando, prendiamo questo esempio, comunicazione non verbale su internet, su Amazon, non riuscivate a trovare questo specifico volume. Giustamente, perché infatti, appartenendo a questa collana, l'unico modo per poterlo recuperare o è dirigersi direttamente sul sito di Ems Editore, quindi www.scoprirelapsicologia.it mi sembra, oppure andare in edicola e rivolgervi all'edicolante chiedendo la collana in toto, o altrimenti chiedendo di ordinarvi anche solo uno specifico volume. Fatto sta che io personalmente mi sono sempre trovata più comoda ad andare in edicola, perché su internet o ti abboni a tutta la collana, mi sembra, oppure uno specifico volume non lo riesci a recuperare. Questa collana però purtroppo è terminata a novembre 2022, ora siamo a dicembre, quindi sono un po' scettica sul fatto che riuscirete a trovarla. Io vi consiglio caldamente di provarci, di tentare, perché insomma è passato anche solo un mese, magari qualche edicolante riesce a ordinarvi gli arretrati. Io personalmente sono andata anche a ordinare degli arretrati per degli amici e ci sono riuscita proprio qualche giorno fa, siamo a inizio dicembre, quindi secondo me è ancora fattibile. Ma appunto, dato che mi ha arricchito così tanto, dato che io l'ho apprezzata così tanto, e anche voi, dato il successo che ha avuto ogni volume che vi mostravo nelle storie, secondo me insomma dategli una possibilità. Si tratta fondamentalmente di una collana di divulgazione, di saggi divulgativi in tema psicologia, quindi tutti i libri riguardano un qualcosa dal punto di vista psicologico, e ci sono temi di tutti i tipi, come può essere, non so, suicidio, psicologia ambientale, leadership, personalità, intelligenza, comunicazione non verbale. Qui abbiamo lutto, stress e ansia, non so, psicologia del lavoro, sessualità, cioè c'è veramente di tutto, compresi gli assassini seriali. Non so, si entra nella mente dell'assassino, si cerca di capire perché è così, e questo è uno dei libri che vi ho fatto vedere
leggere anche più volte nella mia pagina Instagram. E quindi insomma sono tutte monografie super interessanti che sono state partorite da specialisti, cioè da divulgatori, da docenti universitari, ricercatori di un certo calibro, quindi insomma teste tutte molto intelligenti ovviamente, che hanno racchiuso in questa mega collana tutte le conoscenze in ambito psicologico tramite un approccio molto semplice, diretto, fruibile a tutto il pubblico non appartenente al settore, tipo me. La caratteristica principale infatti di questa collana è il fatto che è accessibile a tutti, cioè viene utilizzato un linguaggio molto chiaro per trasmettere concetti tecnici complessi che altrimenti persone non appartenenti a questo settore non capirebbero. Chi bazzica già in queste tematiche, in questi ambienti, è chiaro che magari non dico che non apprezzerà questi libri, perché quando dico linguaggio chiaro non significa scarno, superficiale o meno veritiero, semplicemente vuol dire fruibile per tutti. Le persone che bazzicano già in questo mondo possono prendere questa collana come una, non so, una rinfrescata dei concetti. Non sono sicuramente dei testi su cui studiare, ma rimane il fatto che vengono trasmessi concetti, secondo me, super interessanti, che possono anche essere utili nella nostra quotidianità. Cioè provare ad applicare i concetti appresi in questi libri nella nostra realtà, secondo me, può essere anche molto utile per avere una visione della vita più ampia. Quindi sono assolutamente delle validissime proposte, a prescindere da che tipo di persona siete, cioè se siete più o meno informati in merito a questi argomenti. In totale le uscite sono 60, sono tantissime, ma cioè io veramente senza alcun dubbio le ho recuperate tutte dalla prima all'ultima. La collana è iniziata nel 2021 ed è terminata, come vi dicevo prima, a novembre del 2022. Il prezzo della prima uscita, se non sbaglio, fu 2,99 €. Successivamente ogni volume costava 9,99 €. Tutte le copertine sono rigide, di ottima fattura, cioè proprio si sente la loro consistenza. I colori di tutta la collana sono molto rilassanti, tutti i colori pastello, e secondo me questa cosa è voluta in qualche modo per trasmetterci pace e tranquillità mentre ci approcciamo alla lettura. Anche lo stile all'interno è molto rilassante, oserei dire minimale, essenziale. Vabbè, a parte che intanto ci sono poi anche in tutto il libro diverse illustrazioni piuttosto che piccoli riquadri di approfondimento, o dove in alcuni libri per esempio propongono alcuni quiz. Diciamo che è molto molto visivamente piacevole, e allo stesso tempo anche, adesso vediamo se riesco a farvelo vedere, anche l'interlinea, lo spazio che c'è tra le varie righe è secondo me giusto, perché mentre si legge non ci si attorcigliano gli occhi, ecco. Tra l'altro sono veramente velocissimi da leggere, o almeno per me, io mi ritrovo a iniziarne uno a, non so, alle 10 e alle 13 l'ho già terminato. C'è tanto spazio bianco intorno alla pagina, quindi anche se il libro è di una giusta dimensione, in realtà il testo all'interno non è pesante, ecco, cioè non vi immaginate libri corposi, anche perché praticamente quasi tutti hanno 139-140 pagine, se non sbaglio. Quindi insomma sono letture d'impatto, succose, ma non che si prolungano nel tempo, cioè ve lo divorate proprio. Poi vabbè, un'altra caratteristica in più che forse non tutti notano nei libri, ma io ci faccio molto caso, è l'odore. Cioè quando io leggo questi libri sento emanare appunto dal volume un buonissimo odore che stimola ancora di più la lettura, quindi anche questo per me è un aspetto positivo, ve lo dico. Altra cosa che mi stavo per dimenticare, che però è secondo me la ciliegina sulla torta di tutta la collana, è che alla fine di ogni volume c'è una bibliografia dove si ritrovano i testi da cui magari questo libro ha preso informazioni, piccoli spezzoni eccetera, e quindi sono anche poi i testi a cui uno si può affidare per approfondire le tematiche contenute nei volumi. Quindi questa cosa io l'apprezzo tantissimo, mi è piaciuta tantissimo, ed è proprio da queste bibliografie se poi io sono anche risalita a un sacco di altri libri, cioè io praticamente sto acquistando compulsivamente un sacco di libri. Ma tralasciando questo discorso, volevo dirvi che io mi sono avvicinata a Ems Editore con questa collana, mi è piaciuta da morire, e forte di questo ho deciso di buttarmi, di seguire un altro
altro filone divulgativo, in linea sicuramente con i miei gusti, perché è simile comunque anche a scoprire la psicologia. La prossima collana che vi mostrerò è proprio quella che vi sto accennando, che vi sto introducendo, ed è Scoprire le neuroscienze. Ecco, di questa collana di Scoprire le neuroscienze ovviamente ho ancora pochi volumi perché è iniziata in agosto di quest'anno, del 2022, e quindi insomma è ancora in corso di uscita. Tra l'altro poi il mio edicolante di fiducia me le sta tenendo tutte da parte, quelle insomma delle settimane precedenti, e ce ne sono altri in edicola che mi aspettano. Da quello che so, per questa collana sono previste almeno per ora 50 uscite, però può capitare insomma che venga incrementato il numero nel corso del tempo, però proprio perché ce ne sono ancora così tante che devono uscire di uscite, avete anche comunque modo di andarle a recuperare con calma. Magari provate a leggere uno dei volumi, vedete se vi piace, poi decidete se recuperare tutta la collana. Anche questa collana, come Scoprire la psicologia, si rivolge ad un pubblico che non necessariamente deve conoscere le tematiche trattate. È sempre comunque molto accessibile, come vi dicevo prima, i termini non sono tecnici, ma sono diretti, sono semplici, comprensibilissimi, e fondamentalmente in questi libri si parla di noi, di come funziona il nostro cervello, di come reagiamo, non so, in presenza di determinate situazioni, di come funzionano magari i nostri meccanismi mentali, quali sono le nostre fobie, perché si innescano, come funziona la nostra razionalità, la nostra empatia, il nostro modo di ragionare, i nostri sentimenti. Insomma, è proprio un percorso che secondo me è molto interessante fare. Magari adesso non li ho riusciti a leggere da lì, però vi leggo qualche titolo. Io qui ho Menti prodigiose, I neuroni specchio, quindi apprendimento, imitazione ed empatia, Il cervello inconscio, Resilienza, fobie, Che cos'è la coscienza, Il mistero della mente simbolica, quindi cervello, linguaggio ed evoluzione. Insomma, c'è veramente tantissima roba. Sul sito di Scoprire le neuroscienze, quindi www.scoprireleneuroscienze.it, troverete la lista di tutte le uscite previste, così che poi anche come per Scoprire la psicologia, cioè avete proprio tutto l'elenco delle 50 uscite. Anche in questo caso la copertina è rigida. Fondamentalmente tutte le cose che vi ho detto prima per Scoprire la psicologia vale anche per questa collana, cioè all'interno c'è un'estetica molto essenziale, molto chiara, molto pulita, che invita comunque alla lettura. L'odore identico a quello di Scoprire la psicologia, la carta è molto spessa, quindi di buona qualità, e i contenuti sono organizzati secondo me molto bene. I capitoli sono anche relativamente brevi, cosa che a me incita di più la lettura, cioè il ritmo della lettura quando ci sono i capitoli brevi per me aumenta, quindi magari è una cosa che può interessarvi. E anche per questo vale lo stesso discorso che vi facevo prima della bibliografia, cioè alla fine avete comunque l'elenco di tutti i libri citati o su cui il libro stesso ha fatto affidamento. Ultima cosa che vorrei dirvi in merito a questa collana, che poi è una cosa di cui più che altro avevo paura, è che praticamente, dato che riguarda argomenti molto simili a quelli di Scoprire la psicologia, l'altra collana di Ems Editore, temevo che ci fossero dei doppioni o comunque dei temi molto molto simili tra loro, e che in qualche modo, acquistando tutta questa nuova collana Scoprire le neuroscienze, avessi troppe ripetizioni. Ho spulciato un po' nella lista su internet e per fortuna, e sono contentissima di questa cosa, ho trovato sì dei parallelismi, ma secondo me vengono analizzati da due punti di vista diversi. Cioè, se in Scoprire la psicologia veniva magari tutto approfondito da un punto di vista psicologico, in questo qui Scoprire le neuroscienze da un punto di vista un po' più meccanico, anatomico, cioè per quale motivo il nostro cervello nel senso fisico magari reagisce a determinati stimoli, a determinati situazioni e così via. Se siete appassionati del genere, assolutamente consigliatissime sia questa sia quella precedente di Emse, cioè fate un affarone per quanto mi riguarda. Passiamo ora a una collana Storie meravigliose, che possiamo definire tranquillamente una collana coccola, dedicata a chi come me si sente ancora un po' bambino sotto sotto, ma in realtà anche superficie, però nonostante l'età adulta, cioè l'avvio della propria crescita, in realtà apprezza ancora questo genere di storie, di favole. Si tratta di una raccolta elegante, decisamente colorata e raffinata. Adesso magari vi faccio vedere
una copertina nel dettaglio, per esempio il giardino segreto, come potete vedere è profondamente impreziosita da questi elementi d'oro. RBA Italia ha decisamente una fortissima identità visiva che si denota dai suoi prodotti di alta qualità. Chi mi conosce già da un po' saprà sicuramente che ho recuperato gran parte delle collane di questa casa editrice, come I primi maestri del fantastico, Storie senza tempo, la collana dedicata a Jules Verne, e io sono affezionatissima a questa casa editrice perché mi ha veramente permesso di recuperare, di conoscere titoli, soprattutto grandi classici che altrimenti non avrei mai letto, secondo me, nella mia vita, non li avrei proprio mai scoperti. Ogni copertina e ogni anche testo interno, illustrazione eccetera, è curata nei minimi dettagli. Le illustrazioni sia all'esterno che all'interno sono splendide, le copertine tutte vintage di colori diversi sono pazzesche, e una cosa che in questa collana è differente rispetto a quelle precedenti che vi ho menzionato anche prima è che le illustrazioni interne sono colorate, invece in tutte le altre sono in bianco e nero, e questo probabilmente giustifica l'aumento del prezzo di ogni volume di questa collana, perché se non sbaglio I primi maestri del fantastico eccetera, ogni volume veniva secondo me intorno ai 9,99 €, questi qui invece vengono 12 euro l'uno, e certo la prima uscita che è costata ovviamente meno come sempre. Gli autori di tutti questi libri sono sicuramente dei gran autori, avete visto, c'è Dickens, c'è Shakespeare, c'è Wilde, insomma tantissima gente molto famosa, quindi sicuramente anche un modo, se non li avete ancora letti, di recuperare grandi classici che sicuramente bisogna leggere almeno una volta nella vita. Un'altra cosa che vorrei farvi notare, che a me è piaciuta tantissimo, è che questi volumi sono molto molto più piccoli rispetto, adesso ve li faccio vedere, aspettate, rispetto a quelli delle altre collane di RBA Italia. Come potete vedere, cioè, sembrano tipo adattati a piccole mani, quasi come se fossero indirizzati ai più piccoli, e questa cosa secondo me è dolcissima, cioè ovviamente la fattura è la stessa, nel senso che sono di altissima qualità entrambi, però guardate, cioè veramente questo è enorme, cioè grande più della mia faccia, invece questo qui è piccolino. È quasi un po' come se volesse accentuare il fatto che sono favole, che sono piccole, sono dolci, no? Per ora le uscite previste sono 50, RBA Italia ha spesso incrementato il numero di uscite, quindi confido che anche questa volta succeda, e sul loro sito potete trovare tutto l'elenco delle uscite previste ad oggi. Anche in questo caso, ci tengo a specificarlo, la collana è relativamente nuova, quindi potete recuperarla tranquillamente. Passiamo ora alla collana più romantica che potete trovare in commercio al momento. Si tratta di Amori Eterni, sempre di Ems Editore, casa editrice di Scoprire la psicologia e scoprire le neuroscienze, che questa volta ovviamente si rivolge ad un pubblico decisamente differente, non sono saggi di divulgazione scientifica. Con questi libri abbiamo la possibilità di accedere alle vite, alle storie d'amore di alcune delle coppie più celebri, più famose mai esistite nel corso proprio del tempo, della storia. Abbiamo l'occasione proprio di scoprire come il per sempre si declini nella vita quotidiana delle persone, mostrando come l'amore abbia infinite sfaccettature e quanto possa essere effettivamente diverso per tutti noi, ma anche allo stesso tempo uguale. Troverete amori provenienti da qualsiasi ambito, dal cinema, dall'arte, dal mondo dello spettacolo, veramente di tutti i tipi, anche dalla politica eccetera, coppie iconiche che con il loro amore, con la loro passione, con le loro vite ci hanno fatto emozionare e si sono così impresse nella memoria di tutti, e che anche grazie a questa collana diventano ulteriormente eterni. Qui ho il volume dedicato a Frida Kahlo e Diego Rivera, e poi ho quello di Cleopatra e Marco Antonio. Questo qui, appena l'ho visto, sono corsa a recuperarlo perché io sono una grande appassionata di Frida, e infatti ho anche già letto il libro. Mi è piaciuto, trovo che sia un originale progetto editoriale, sicuramente anche a livello estetico molto bello, molto curato. Le copertine sono super vintage, hanno comunque tematiche floreali, e poi si denota questo cuore che è poi presente in tutti i volumi. Ecco qua, i colori cambiano, però fondamentalmente il tema grafico è lo stesso. Sicuramente tutte queste storie d'amore romanzate, che sono anche ben contestualizzate in un determinato contesto storico, sono belle, perché secondo me è interessante, però essendo che ho avviato già 700 milioni di collane, di cui poi sono due già di Ems Editore, ho dovuto fare una scelta perché non potevo acquistarle tutte ovviamente, e onestamente, passatemi il termine, essendo questa collana un po' più
gossipara, tra tante virgolette, ho preferito dare priorità a quella di divulgazione scientifica che per i miei gusti è più interessante. Però ci tenevo a proporvi anche questa collana, a farvela vedere, perché secondo me per chi è interessato a scoprire i dettagli, ma ripeto anche a livello storico perché ci sono molte contestualizzazioni interessanti, secondo me è una validissima proposta, assolutamente. Poi io per ora ne ho letto soltanto uno, l'ho trovato molto molto scorrevole, sicuramente ben scritto, diviso in capitoli, anche questi come vi dicevo prima brevi e quindi che incitano alla lettura. Però ecco, si limita a essere per me una bella collana che non intendo proseguire. Da che ricordo, la collana dovrebbe essere composta da 50 volumi, quindi davvero troverete amori di tutti i tipi, presumo. Non lo so, drammatici, tormentati, pieni di tradimenti, intrighi, passionali, duraturi, brevi, cioè c'è di tutto. La prima uscita, che è poi Frida Kahlo e Diego Rivera, è costata 1,99€, mentre tutte le altre sono costate e costeranno, perché la collana è ancora in corso d'opera, 7,99€. Prima di mostrarvi la prossima collana, dovete sapere che Corriere della Sera nel corso di questi anni ha pubblicato diverse collane dedicate alla letteratura giapponese. È stato proprio grazie a Corriere della Sera se io in realtà mi sono avvicinata a questo mondo, talvolta onirico, talvolta inquietante, strano, dolce, insomma questo mondo incredibile. La prima collana che ho recuperato di Corriere della Sera è stata quella dedicata a Murakami Haruki. Mi è piaciuto tantissimo questo autore e mi è piaciuta anche molto proprio la collana, sia a livello di progetto grafico sia proprio di impostazione all'interno, quindi ho deciso di proseguire in generale con gli autori giapponesi. Mi sono approcciata a Banana Yoshimoto, a Yokogawa e poi quando Corriere della Sera ha pubblicato una nuova collana dedicata alla letteratura giapponese ho deciso di comprare anche quella. Si chiamava, se non sbaglio, La grande letteratura giapponese e vabbè, fatto sta che è stata proprio questa a saldare definitivamente i miei legami con gli autori giapponesi, con la letteratura giapponese. Tutto ciò per dirvi che proprio adesso in edicola c'è una nuova collana dedicata alla letteratura giapponese. Si chiama Giappone, Crimini e Misteri ed è completamente dedicata al mondo della suspense, del mistero, del crimine, del giallo e così via. Una selezione di romanzi giapponesi sicuramente tutti diversi tra loro, perché gli autori hanno stili completamente anche opposti se vogliamo, ma che hanno come elemento comune il fatto di essere romanzi che tengono proprio con il fiato sul collo, no? Che ci catturano. Ne approfitto per ringraziare subito Corriere della Sera e soprattutto Francesco che hanno gentilmente deciso di omaggiarmi dei primi tre volumi, ovviamente io la recupero tutta, neanche a dirlo, figuriamoci, però insomma sono molto contenta che mi abbiano contattato perché io davvero, cioè, sono affezionatissima soprattutto alle loro collane dedicate al Giappone, quindi davvero ero contentissima quando ho visto il messaggio. Il numero di uscite è decisamente più ridotto rispetto a quello delle collane precedenti che vi ho mostrato, perché sono previste soltanto 12 uscite e secondo me, io ve la butto lì, poi decidete voi, questo potrebbe essere un validissimo regalo di Natale. Sono 12 uscite, sicuramente non sono poche, però non sono neanche così tante. Tra l'altro l'importo non è neanche così eccessivo, sono 8,90€ cada uno, quindi anche relativamente abbordabile, e con 110€ circa ve la cavate, dai, secondo me sarebbe un regalo carino, io almeno lo apprezzerei tantissimo. Unica cosa è che ovviamente essendo una collana relativamente breve è iniziata a ottobre del 2022 e finisce questo mese a dicembre 2022, quindi avete un periodo di tempo molto limitato per recuperarla. Sicuramente ci sarà modo di recuperare gli arretrati anche qualche mese dopo, secondo me, come capita poi sempre, però ecco, se davvero prenderete in considerazione l'idea di farlo magari come regalo di Natale anche per voi stessi, secondo me è meglio andarci un po' prima, un po' per tempo. Personalmente non conosco molti autori di quelli proposti in questa selezione di titoli e quelli che invece conosco li vedo per la prima volta, come per esempio Banana Yoshimoto, sotto una veste diversa, perché di Banana Yoshimoto sono abituata a leggere libri molto coccola, molto dolci, molto anche nostalgici. Non so cosa aspettarmi onestamente, probabilmente lo leggerò a breve perché è molto piccolino, ma il fatto che appartenga alla collana Giappone, Crimini e Misteri mi fa comunque riflettere, cioè probabilmente si discosterà un po' dagli altri precedenti titoli che ho letto di questa autrice. Si passa poi un po' da un genere all'altro, cioè tutti accomunati, come vi dicevo prima, da questo tenere il fiato sospeso durante tutta la lettura. Ma stavo registrando il video. Questa è la mia migliore amica. Dobbiamo uscire a cena e devo finire di registrare il video molto velocemente, giusto? Ti abbraccio. Che buon profumo che fai di sigaretta e profumo. Buono.
però vattene che finisco di registrare. Non me ne metto sul letto. Hai lasciato la luce accesa. Tua mamma. Oh. Si passa da libri un po' più pesanti, quindi thriller intensi, a atmosfere più oniriche come quelle di Murakami, fino ad arrivare magari a classici, a gialli classici, scusate, oppure ai limiti del paranormale, quindi davvero c'è un bel rimescolio di roba. L'ultima collana di cui vi voglio parlare purtroppo non ce l'ho qui in senso fisico, l'ho scoperta di recente e non ho ancora recuperato nessun volume di questa, ho provveduto già ovviamente ad ordinarne un paio per cercare di capire se è effettivamente qualcosa che mi può piacere. È sempre del Corriere della Sera ed è sempre inerente al mondo giapponese, infatti si chiama Giappone, storia, cultura e stili di vita. Si tratta di una selezione di saggi che appunto riguarda il mondo giapponese e che lo mostra attraverso i suoi usi, consuetudini, le sue tradizioni, la sua cultura. Per ora ho fatto ordinare al mio edicolante di fiducia due volumi che riguardano uno l'ikigai, il metodo giapponese per trovare la felicità, e un altro che si chiama Wa, nel quale viene spiegata la via giapponese per raggiungere l'armonia. Ovviamente c'è un ventaglio molto ampio di tematiche, come può essere la storia del Giappone, come può essere Tokyo, come può essere la tradizione dei samurai, i rituali delle geishe, insomma ci sono veramente tantissime tematiche che vengono trattate, però non sapendo ancora com'è l'impostazione interna del libro faccio fatica a capire se è effettivamente una collana valida. Sicuramente sì, perché Corriere della Sera non delude mai, però ecco, per essere sincera con voi devo dirvi che ancora non ho letto nessuno di questi libri, non vedo l'ora di farlo, però dovrebbero arrivare relativamente a breve. La collana è composta da 28 uscite e sul sito di Corriere della Sera ho visto che costano 8,90€ cada uno, non mi ricordo se in edicola presso il punto fisico costano un po' meno, potrebbe essere di sì perché solitamente c'è sempre un piccolo sovrapprezzo, o almeno così mi sembra di aver notato. Quindi nulla, se qualcuno volesse poi farmi sapere com'è, se l'avete già letta, se l'avete già acquistata o la conoscete già, io sono ovviamente disponibile ad ascoltarvi. Cosa diciamo alla fine del video di solito? Cosa dico? Ciao. Ciao. A presto. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Io ce l'ho dal giorno zero. Speriamo che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, ricordatevi di supportare il canale e la qui presente come mettendo un bel like. Ecco. Dai, va bene, andiamo a mangiare perché abbiamo molta fame. Lei mangia come un maiale, quindi. Ciao.